L'azienda Pighin esiste dal 1963, anno in cui mio padre Fernando e i suoi fratelli Ercole e Luigi acquisirono questa tenuta di circa 200 ettari di vigneti che era di proprietà di un'antica famiglia nobile, i Conti Agricola, inizialmente con piantagioni di frutteti e vigneti e poi divenuta nell'arco del tempo, a mano che il Friuli si è fatto conoscere anche grazie a noi nel mondo, è stata convertita completamente ad azienda produttrice di vini. Quindi oggi vantiamo in questo sito, che si trova nel cuore delle Grave del Friuli, Risano di Pavia di Udine, 160 ettari a vigneto ad alta densità di impianto, in quanto siamo un'azienda che ovviamente punta a fare qualità e, come sappiamo, la qualità parte dalla vite e dalla produzione in campagna prima ancora che dalla successiva vinificazione, che poi peraltro viene effettuata con le tecnologie più avanzate. Nel 67 abbiamo acquisito anche un'azienda nel Collio Goriziano, una Spessa di Capriva, in una collina felicemente ubicata nel cuore di questa meravigliosa zona di produzione che oggi viene considerata dagli esperti internazionali fra le più vocate al mondo per la produzione di vini bianchi di qualità. Una collina esposta a mezzogiorno con un'invidiabile esposizione a sud, 30 ettari piantati al 90% a vino bianco, tra i quali il Pinot Grigio è il più importante, seguito da Sauvignon e la Ribolla, e un 15 di vini rossi che sono rappresentati dal Merlot e dal Cabernet. Anche in questo caso, essendo la nostra azienda un'entità che si presenta con un marchio piuttosto forte che il nostro Gallo, il Pinot Grigio, per quanto riguarda i fermi, è sicuramente il vino più presente nei mercati nazionali. Noi come azienda siamo pionieri in questo tipo di vino, in quanto abbiamo maturato una lunghissima esperienza nella selezione clonale dei singoli vitigni, avendo superficie abbiamo potuto vedere quelle che sono le potenzialità di una moltitudine di cloni. Difatti il nostro Pinot Grigio è una miscela di 3 cloni selezionati in 40 vendemmie ed è un prodotto, ripeto, al quale abbiamo dedicato già ai tempi più remoti molta attenzione. È un vigno peraltro che in Friuli abbiamo un'inconfutabile testimonianza, perché abbiamo trovato una bottiglia del 35 dei nostri predecessori, che la dice lunga su quanto lunga è la tradizione nella produzione di questo vino nella nostra regione, che rappresenta oggi in entrambe le nostre due realtà aziendali il 60% della produzione, seguito dal Sauvignon e, per quanto riguarda il Collio Goriziano, come ho già detto, la Ribolla, che è un vino bianco fruttato immediato che sta avendo un eccellente appeal nei consumatori a livello soprattutto nazionale. Abbiamo avuto sempre un occhio di riguardo a tutto quello che riguarda la sperimentazione in campagna ancora ed in cantina, dobbiamo dire. Per quanto riguarda la campagna, noi abbiamo avuto modo in passato di sperimentare vigneti franchi di piede, quindi assoggettati ai potenziali danni dovuti alla filossera. I vigneti a quel tempo impiantati in questo modo hanno prodotto esattamente come un vigneto innestato, dando risultati qualitativi straordinari, veramente notevoli, addirittura caratteristiche piuttosto diverse rispetto agli stessi vitigni non innestati. E questa è stata una sperimentazione che al tempo ci ha dato grandi soddisfazioni. Oltre a questo abbiamo impiantato 29 varietà autoctone friulane, microvinificandole, avendo modo di vedere quelli che potevano essere i potenziali risultati che questi vitigni potevano dare. Oggi come oggi prosegue sempre questa volontà di predisposizione, volontà di accettare le innovazioni. Possiamo dire che stiamo dando origine a una vigna che sarà costituita da vitigni che sono resistenti alle due malattie più importanti, Oidio e Peronospora, vitigni messi a punto dall'Università di Udine e i vivai di Raucedo. Ci hanno assistiti consentendoci di poter già predisporre una prima vigna immagine in un contesto molto particolare, in quanto si tratta di una sorta di close un po' alla francese. Verrà poi seguita da ulteriori 5 ettari sempre di questi vitigni resistenti
alle malattie, che poi grazie a un protocollo del biologico che sposeremo in questo caso, ci consentirà entro 4-5 anni di poter fare la nostra prima vinificazione di un bianco completamente biologico.